tutti, ci siamo già salutati prima, siamo qui per la presentazione ufficiale per il primo giorno in giallo blu del nuovo acquisto Molis Molinari. C'è il responsabile dell'area tecnica Salvatore Di Somma che farà le lavori di casa, e poi ci sarà Molis che sarà a vostra disposizione per le eventuali domande di rito. Prego direttore. Niente, avevamo la necessità di rinforzare il reparto difensivo, credo che l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile, portando a Castellammare un giocatore importante, un giocatore di grande esperienza, un giocatore che ha vinto anche qualche campionato in questa categoria. Questo è un ulteriore sforzo sicuramente che fa la società e va apprezzata nei confronti della tifoseria e nei confronti della città. Buona lotta, sì, diciamo che c'è qualche altra squadra che è interessata a Molinari, non solo il Barletta, diciamo che siamo stati bravi a convincerlo, c'è stata anche la volontà del calciatore di venire a Castellammare, ecco, e di poterci dare una mano a far sì che si possa disputare un campionato importante. A questo punto in entrata quasi finita nel mercato, anche se mancano tutte le settimane, quindi... Sì, ma sì, mancano 5-6 giorni ancora al 31, ormai vedo che la campagna acquisti è chiusa. Abbiamo rinforzato tutti le parti, credo che lo possiamo dire con grande tranquillità, abbiamo una squadra sicuramente competitiva, una squadra importante. Molis Molinari anche su indicazione di Mister? Sì, sì, ma su indicazione del Mister, sì, sì, certo, logico. Che non conosceva Molinari, sicuramente. Non è che lo scopriamo noi, lo ripeto, è un giocatore che in questa categoria ha fatto sempre bene, ecco, ha fatto sempre dei campionati importanti. E speriamo che si possa ripetere qua a Castellammare. Qualche domanda per Bisurma, se no possiamo partire con Molinari. Aspetti qualche domanda, benvenuto. Grazie. Cosa vi ha spinto comunque a metterti in discussione a Castellammare, quindi 35 anni dopo, diciamo, che è una cosa importante? Beh, Castellammare è sempre una piazza con una grande storia, un grande passato, la tifoseria comunque importante e stimolante soprattutto, e quindi è sempre un piacere venire in queste piazze. Hai assistito da spettatore a questa prima giornata di questa stagione della SC1. Alla luce dei risultati, quello che è potuto capire, ecco, questa abbia dove si può collocare secondo te? Beh, purtroppo la partita non l'ho vista, ho seguito un po' così le varie notizie. So insomma che è stata fatta una buona partita, magari c'è stata qualche ingenuità, ma comunque recuperabile. Mi sembra che sia un campionato, non vedo delle squadre ammazza campionato o qualche squadra superiore a un'altra, quindi insomma uno se lo può giocare, è normale che l'Estabia è comunque una neopromossa e si deve innanzitutto garantire la categoria, poi insomma si vedrà. La tua carriera, quali sono le esperienze in difesa e a tre, come quella interpretata da Braglia? E ho giocato l'ultimo anno a Gallipoli con Giannini, che giocavamo spesso a tre, poi è successo che si è infortunato Bonatti, l'altro difensore centrale, quindi abbiamo giocato io e Antonioli a quattro, quindi ci alternavamo un po', ecco. Però l'ultima volta con Giannini a Gallipoli. Punto di vista fisico? Ti conosci bene, quindi percentuale, sei venuto già le domeniche? Io sono stato a casa dall'ultimo campionato fino a ieri, possiamo dire, quindi mi sono un po' allenato personalmente da solo, però non è mai la stessa cosa che allenarsi con la squadra, quindi c'ho bisogno di tempo. Poi io ho anche una struttura fisica importante, mi ci vuole sempre quel periodo in più per entrare in forma. Cercherò insomma di farlo il più presto possibile. Quindi escludi al momento di poter già giocare domenica? No, questo non lo so. Certo che non ho la preparazione degli altri, assolutamente. Cioè,
non ho fatto un ritiro, quindi... Conosci già qualcuno del gruppo? Sì, qualcuno sì, vari giocatori li ho incontrati, qualcuno ci ho giocato assieme, tipo Fumagalli. Beh, il resto li conosco parecchi, dai, Corona, Tarantino, Danucci, Mezzavilla, Mauri, parecchi, dai. Mi sono comunque subito integrato. Ragazzi, sono ragazzi molto... ho visto uno spogliatoio molto umile, quindi sarà anche facile inserirsi. È una squadra dove praticamente è un tasso di età abbastanza basso, ci sono solamente quel Corona forse che superate, ecco, una trentina d'anni, quindi può essere anche la chioccia nello spogliatoio, essere un pochettino leader di questa squadra, anche se ce ne sono parecchi rispetto all'anno scorso che non è il campionato. Sì, vabbè, questo è comunque uno stimolo in più, una motivazione in più per dare ancora qualcosa in più, un aiuto anche allo stesso mister o ai compagni di squadra più giovani. Comunque ho notato che quest'anno si è abbassato molto l'età di tutte le squadre, le varie categorie, soprattutto C1, C2, Lega Pro, prima e seconda divisione. Si è abbassata molto l'età. Non solo qui. L'anno scorso hai vissuto un'esperienza, forse per certi versi è stata simile a quella degli Westabbi, penso di ricordi, 2 anni fa. Sì. Ti davo una squadra, sì, con tanti calciatori, poi alla fine ti chiedevi processi con Pescina. Sì, sì. E poi non sei nemmeno iscritto a Pescina. Sì, è stata un'annata veramente devastante. Dopo aver fatto 2 anni a Gallipoli meravigliosi, purtroppo ho fatto una scelta sbagliata e è andato tutto storto, e ormai lo devo cancellare e pensare al futuro immediato. Ti è stato subito ricompensato con l'arrivo che stai domani? Certo, cioè. Sì. Infatti già ho dimenticato, ho cancellato tutto, perché fino a ieri pensavo solo a quello, all'annata storta che abbiamo avuto. Quanto è stato fatto? Non so, anni? 2. Due domande? No, ultima cosa solo per quanto riguarda dal punto di vista tattico, difesa a 3 prevalentemente centrale oppure puoi adattarti anche su qualche altro tipo centro-sinistro? Ma di solito a 3 ho sempre giocato centrale, sì. Poi se non sarò sicuramente io a decidere dove giocare o se giocare, quindi io mi metto solo a disposizione, non è una decisione mia.